mirabili costruzioni che mai si siano viste. Così, il viaggiatore arabo Ibn Jubayr, durante il suo viaggio a Palermo nel XII secolo, definiva le due cappelle. Santa Maria dell'ammiraglio Giorgio d'Antiochia, con il suo svettante campanile, e San Cataldo dell'ammiraglio Maione da Bari. Queste singolari architetture sono diventate l'espressione del sincretismo artistico e culturale durante la dominazione normanna a Palermo. Per il loro originale stile architettonico, in cui sono mirabilmente fusi elementi bizantini, islamici e romanici, esse sono state inserite nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità. La chiesa dell'ammiraglio, nota come la Martorana, seppur di piccole dimensioni, domina sullo spazio urbano. Poco distante si erge San Cataldo, con le tre cupole allineate sopra un unico tamburo rettangolare. La Martorana presenta una pianta centrale a croce greca iscritta in un quadrato, triapsidata e sormontata in corrispondenza dello spazio centrale da una cupola emisferica impostata su un tamburo ottagonale a nicchie angolari. Siamo attratti dalla cupola della Martorana con il Cristo Pantocratore, circondato da una cornice anulare lignea che riporta l'iscrizione in greco «Io sono la luce del mondo». I mosaici più ammirati per il colore delle tessere musive sono la Natività e la Dormitio Virginis. La scena della Natività è costruita secondo uno schema piramidale che ha come vertice la stella e sui lati quattro angeli che racchiudono al centro la Madonna, avvolta da un velo bianco, con il bambino poggiato nella culla. I due mosaici dedicatori della Proschiunesis e dell'incoronazione divina del sovrano sono stati trapportati nelle cappelle laterali adiacenti al sottocoro. Ruggero appare incoronato direttamente da Dio, con la precisa volontà di trasmettere ai sudditi il messaggio di identificazione tra il potere divino e quello terreno. Nella Proschiunesis di Giorgio, accompagnata da un'iscrizione in greco, la Vergine Theotokos reca in mano una pergamena su cui si legge la preghiera di dedicazione in greco medievale. La chiesa di San Cataldo si costruisce su una perfetta geometria di linee e di volumi, con il passaggio dalla forma del modulo del quadrato delle navate all'ottagono del tamburo fino al cerchio della cupola, secondo un processo di astrazione valorizzato dalla luce.